Il diritto allo studio è fondamentale, bisogna esercitarlo in vari modi, naturalmente attraverso le borse di studio, gli alloggi, e da questo punto di vista l'ERSU ha un ruolo molto importante. Dalla parte nostra noi stiamo cercando di aprire quanto più possibile i nostri corsi di studio. È chiaro che ci sono alcuni corsi che sono programmati a livello nazionale, come medicina o altri, le professioni sanitarie, sulle quali le scelte sono scelte nazionali. Sulle scelte che sono invece scelte locali, noi stiamo cercando di aprire quanto più possibile i corsi di studio, soltanto in quei casi in cui c'è una richiesta talmente grande rispetto alle disponibilità di strutture e di docenza che noi abbiamo, teniamo ancora il numero chiuso. Ma nella maggior parte degli altri casi il numero ormai è aperto, vogliamo garantire a tutti i ragazzi la possibilità di venire a studiare da noi. Quest'anno, per esempio, su ingegneria mettiamo a disposizione un numero di posti altissimo, 2160, quindi siamo sicuri praticamente di poter accogliere tutti quelli che vogliono studiare ingegneria. Giurisprudenza è aperto, la maggior parte dei corsi dell'aeromanistica sono a numero aperto, teniamo soltanto a numero chiuso lì dove per esempio c'è una fortissima esigenza di laboratori, e quindi i numeri che possiamo garantire, per i quali possiamo seguire adeguatamente i ragazzi, sono limitati, la richiesta è molto grande e siamo costretti a tenere il numero chiuso. Ma noi dobbiamo cercare di aprirci e di aprire la possibilità di studiare a tutti i ragazzi che lo desiderano.